Ciao a tutti ragazzi, io sono Forem e benvenuti in questo nuovo video. Allora ragazzi, nello scorso episodio abbiamo visto, ci siamo incontrati con Tommy e adesso abbiamo combattuto anche contro dei banditi che sono venuti a popolare dentro la sua zona. E cos'è che è successo dopo? Non può essere andata lontano, la troveremo. Ragazzina testarda. Kelly è scappata. Si comporta spesso così? Non così. So cosa sta succedendo. No, infatti. Quindi ragazzi, per il momento seguiamo Tommy. Vediamo, anzi, seguiamo le tracce, così almeno siamo sicuri che il cavallo di Ellie non sia troppo lontano, o almeno riusciremo a prenderlo. Speriamo di trovarla, così almeno possiamo chiederle che cosa è successo, cosa. Non è andata di qui. No? È di qui! Che? Cazzo! Non avresti detto che io avevo tutto in mente. Non lo so. Per questo dovremmo chiederglielo. Ah, traccia è qui. Ok. Ragazzi, se lasciamo il lavoro a Tom. Ok, bene. L'abbiamo superato quella parte, cioè. Dove stiamo andando comunque? Salta. Ehi, hey, wow, 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 wow! Cosa, moto? Quanti ne vedi? Cazzo, sono troppi! Merda! Ok, ci sono quattro. Fai il giro, ti copro! No, 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 aspetta. Lo verrò a prendere. Ciao, Tommy! Ce l'hai vicino! Ok. Almeno è morto. Devi bruciare il rosso! In che senso? Eccolo! No, è morto, sincero? Merda! Muore e basta. Pagherai per questo! Ah, la pagherò? Sei davvero sicuro? Munizioni? No, eh? Ok, forse è il momento di cambiare arma. Utilizzare sempre questa. Coprimi, mi muovo. Scusami, dove sei? Cosa? L'abbiamo visto? Perfetto! Quello non c'è chi, no? Ho paura proprio di sì. Merda. Proprio qui. Lo so, mi hai visto. Merda, sono avvicinato. Tommy. Ma che cazzo d'aiuto. Porca put. No vabbè, raga, io con la mira proprio zero. Ormai lo sapete. Ci scommetto che quello fa il giro. Headshot. Grande. Oh no. Vieni. Per non speccarne poche, capì? Ma cazzo ragazzi, munizioni zero, Lo sai che c'è la crisi, però. Eccolo. Quello è un cecchino, quindi dobbiamo stare molto attenti. Ma dov'è quello stronzo? Non lo so. Chi è? Ah, grazie delle munizioni. Non ce ne sono altri. Tommy, dove stai andando? Aspetta però. Vediamo cosa c'è qui. Perlustriamo questa zona. Ah, ok, ok. Però è un modo per prendermi questi, Non è che lo faccio per cattiveria. Perfetto. Va benissimo così.
Eccolo. Ah, Tommy, sei qui. Avanti, torniamo ai cavalli. Giusto. Adesso. Quindi Ellie è venuta di qua. Come cazzo ha fatto a superare questi? Ci scommetto che tipo si è abbassata per non farsi prendere dai proiettili. Sarà tipo scappata. A gambe levate. Anche se non era lei a camminare. Le tracce vanno da questa parte. Spero solo che non l'abbiano presa. Penso di no, spero. Guarda, vicino al ranch. Quello è il nostro cavallo. Lei deve essere qui. Corral. Forza. Vediamo un po'. La zona sembra tranquilla. Già. Sembra tranquilla, eh. Perché ragazzi, in questo posto non ha un bel aspetto di sicurezza. Attenzione. Ellie. Okay. Non risponde. Ellie! Sono qua su. Ah. Gesù Cristo. Grande. Faccio una guardia. Brent. No ragazzi, Brent è infamous. Quindi Brent è stato pure una luce. No, scherzo, dai. Allora, ah, scale qui. Però prima di salire sopra voglio vedere un po' qua che cosa c'è. Se c'è tipo qualcosa di interessante o meno. No, miseria. Va bene. Posso ricaricare per così almeno posso. No, purtroppo non posso. Vabbè. Sul serio? Ce l'ho davvero al massimo? Ok. Adesso? Ce l'ho tutto al massimo. Incredibile. Però ragazzi, me la vorrei rischiare un'altra volta. Ok, così almeno ci tocca soltanto l'alcol, così le bende. Che vi ricordavate che nelle fogne che abbiamo fatto una missione dove abbiamo sconfitto tipo... vabbè, io sono scappato. E vi ricordate che mi mancavano solo le bende per farmi il kit medico? Eccone un altro. Già, punto zero. Ma dai, è palese che è Joel ed Ellie. Sembra non esserci speranza per Daniela. Ok, aspetta, nel bagno c'è qualcosa? Tipo pillole, qualcosa? No, una porta. Che conduce al letto. Ok. D'accordo. Vediamo un bel attimo qua. Comunque ragazzi, questa è una bella stanza, eh. Non è che... una bella casa. Diciamo che... penso che sia un albergo. Può essere. Una porta non aperta. Grande. Quindi dovrà contenere qualcosa. Cosa che a me l'alcol serve. Non mi volevi fregare, eh. Ok, andiamo avanti. Vediamo qui. Ok. Solite cose, non c'è niente di che, quindi... andiamo alla prossima porta. Si preoccupavano solo di questo. Ragazzi, film. Scegliere quale maglietta abbinare a una gonna. È bizzarro. Alzati. Andiamo su. E se dicessi di no? Ti rendi conto di quanto valga la tua vita? Eh? Scappare in quel modo, metterti in pericolo, sono gesti stupidi. Beh, allora direi che la delusione è reciproca. Che cosa vuoi da me? Ammetti che è dall'inizio che cerchi di sbarazzarti di me. Tommy conosce questa zona. Oh, fanculo! Meglio... senti, mi dispiace, mi fido più di lui che di me stesso. Basta con queste stronzate. Cos'è che ti preoccupa tanto? Che faccia la stessa fine di Sam? Non possono infettarmi.
So badare a me stessa. Quante volte ce l'abbiamo fatta per miracolo? Beh, finora ce la siamo cavata bene, no? E ora te la caverei anche meglio, con Tommy. Io non sono lei, sai? Cosa? Maria mi ha parlato di Sara. Ellie. E io... Stai scherzando col fuoco. Attenta a quello che dici. Mi spiace per tua figlia, Joel. Ma anch'io ho perso qualcuno. Tu non hai idea di ciò che significhi. Tutti quelli a cui volevo bene sono morti o mi hanno lasciata. Tutti! Tranne te, cazzo! E non dirmi che sarei più al sicuro con qualcun altro, perché la verità è che avrei solo più paura. Hai ragione. Tu non sei mia figlia. E io non sono tuo padre. Ma sarebbe bello se lo fossi. E ognuno andrà per la sua strada. State pronti, non siamo soli. Due stanno entrando. Dentro ce ne sono altri. Vado da questa parte. Guarda là sotto. Merda. Miseria. So che sei qui. Hai capito che sono qui, eh? Allora mi sai dire? Perché per te sei tu, eh? Muori e basta. Munizioni zero, eh? Dov'è l'altro? T'ho visto. È un magete proprio grande come una casa. No. Mi vede. Ci vede. Ok. Vieni qua. Ragazzi, sapete che vi dico? Lo verrò a prendere dopo questo. Per il momento. Lo sapevo io. Ok, immagino tu abbia scelto il modo più doloroso. Può darsi. Anche perché è dolorosissimo. Non fare stupidaggini, ok? Adesso. Ok. Andiamo a prendere quello. Che è il casco, miseria. Bene, pare tu abbia scelto il modo più... già! Non se n'è accorto, sul serio? Sei un idiota. Forza, dove sei? Dai, amico, ci non sono lo due. So. Mori. Ultimo attacco. Ok, macete, vieni da me. Sposti, Tommy. Ok, la casa è vuota. Perfetto. Torniamo ai cavalli. Subito, capo. Tanto io ad aver visto... Non c'è niente qui. Aspetta. Questa parte non l'avevo vista. Mamma mia, ragazzi, cosa mi stavo andando a perdere. Via libera. Vuoi una mano? Ce la faccio. Thank you.
Eccola là. I bimbi stanno a casa stasera. Dov'è quel laboratorio? È lontano da qui, Università del Colorado dell'Est. Forza, Vigors. Ellie, scendi da cavallo. Dallo indietro a Tommy. Continueremo solo con lui, se per te va bene. Dai, non farmi ripetere le cose. Che stai facendo? La moglie mi fa un po' paura. Non voglio che mi dia la caccia. Scusa se ho rubato il tuo cavallo. Dai, torna in città, parliamone almeno. Mi conosci? Non cambia idea quasi mai. Università del Colorado dell'Est. Dove trovo il laboratorio? Edificio di scienze. Sembra uno specchio gigante, non puoi sbagliare. Abbi cura di tua moglie. C'è posto per te qui, lo sai. Tutto ok? Tutto ok. Addio, fratellino. Forza. Che sorpresa, ragazzi. Quindi Joel ha fatto la sua decisione. Ora la palla passa all'altra squadra? Sì, si chiama turnover. E se copri 10 yard, allora torni al primo down? Esatto, al primo down. Cavoli, che casino. Basta giocare un paio di volte, poi tutto ha senso. Ok, siamo a cavallo insieme a Ellie. Puoi smontare da cavallo premendo triangolo, perfetto. Allora, io non so dove andare. Ok, nessuno di questi edifici sembra uno specchio. Andiamo nella zona centrale, da lì vedremo il resto del campus. A che parte? Di qua c'è chiuso. Vabbè, facciamo il giro. Wow, aspetta. Fermo, Callus. Cosa? Che razza di nome Callus. È Callus, poi? Non è colpa mia se non hai chiesto il suo nome a Tommy. Grande. Callus. Un momento. Oh, ragazzi, possiamo fare distanza modello ascolto. Non mi ricordo se l'avevo fatto perché mi si era cancellata il sabotaggio di una parte che non mi ricordo. Io lo faccio lo stesso. E facciamo anche oscillazione arma. Così. Per farlo completo. E per finire facciamo distanza modello ascolto. Per il resto, ragazzi, se riceverò alcune altre pillole. Stai attento, va bene, sì. Riceverò alcune pillole. Vedrò come fare. Ecco, io non so dove cazzo devo andare. Perfetto. Io devo stare attento a non perdermi nulla. Ecco, tipo qua. Niente. Tu forza. Là. Già ho visto tavolo da lavoro, sicuro. Resto con Callus. Oddio, quel nome. Ma tu gliel'hai dato. Ok, un momento. Qua ci sono altri 5. Wow. 0. Di qua sopra non c'è niente. No. Ecco. Altri 10. Un altro macete. Porca miseria. Si può salire anche dopo? Ragazzi, sicuramente qua sarà bloccato. Non c'è un cazzo. Guardate. Sarà bloccato come tutti gli altri. E invece no. Solo qui è bloccato, perfetto. Almeno. Wow. Qui c'era un posto di guardia. Diario. D'accordo. Non ha fatto una bella fine, eh? Stava qui a cecchinare ed è morto. Chissà come. Sarà morto di vecchiaia sicuramente. Non lo so.
Cos'è? Ti prego, dimmi che non è quello che sto pensando, ti prego. Lancia... No, raga. Allora, io utilizzerò sempre questa. Però non vorrei sprecare per proiettili. Vediamo se la possiamo un po' potenziare. Oh, ragazzi, abbiamo tutte le armi adesso, eh. Ormai nessuno ci può fregare. Velocità di ricarica. Potrei anche non farlo. Ma mi sa che è l'unica cosa che posso fare riguardo alla nuova arma. Quindi lo facciamo subito. E non posso fare nient'altro. Andrà alla grande. Potrà andare bene. Adesso tirati indietro. Bisogna andare da quella parte. Qui. Forza. Prenderla in corsa. È stato divertente. Lo rifacciamo? Andiamo. Ok. Andiamo. Ehi, okay. Laggiù. È quello. Sembra uno specchio gigante. Già. Quanti pensi che ce ne siano? Di luce, intendo. Ci vuole una bella squadra per un'operazione così. Credi che ci saranno i miei coetanei? Non lo so. Lei mi segue? Sì. Meno male. Resta col cavallo, va. Runner, sono un bel problema. No? Sì, non voglio che scappi via. E se scappa invece? Sì, vabbè, tre. Sei, sono sei. Tu stai scherzando, spero. Questo coso è stato sistemato alla buona. Sì. Aspetta, però poi si può salire. E se i cecchinassi? Mi sentono però. Ragazzi, cosa facciamo? Ci arrischiamo oppure no? Ah, posso utilizzare questa. Quindi facciamo un baccano. Con la bottiglia pure si può fare baccano. No, sul serio, stai scherzando? Vabbè. Faremo baccano con la pistola. Se si sta ferma quella donna. Ma tipo, è l'unica che ha sentito forse il rumore. Sì! Porca puttana. Ok, ho sbagliato, ragazzi, ho sbagliato, lo so. Effetto. Morì. Ma sto spingendo, sbaglio. No, non ho fatto fuoco. Ma perché non prendi fuoco? Guarda, maledizione santa. No, vabbè, stai scherzando. Ok. A posto. No dai, stai scherzando, spero. Miseria, ho sparato due colpi. Non ha fatto un centro. Sei serio? No, perché il primo colpo è andato a segno, nel senso ho fatto un headshot e ho attirato tutti contro di me. Però non è stata una bella idea sparare, nel senso. E anche sacrificare due colpi di macete non è stata neanche quella una buona idea. Ma che devo fare? Ah, e dimmelo prima, no? Dammi un obiettivo. Ok, l'ultimo. Benissimo. Io... Aspetta. Sì, se cado muoio.
No, porta lì. Che schifo. Ehi, stavo pensando. Avrei voluto fare l'astronauta. Davvero? Sì. Ti immagini essere lassù tutto solo? Sarebbe stato bello. Così, per dire. Pannello a muro. Abbiamo dovuto sistemare la porta per il generatore al piano di sopra. Per favore, usatelo il meno possibile. Stiamo finendo la benzina. Purtroppo, e forse neanche voi avete utilizzato la benzina rimanente. Perfetto. Cosa avresti voluto fare? Beh, quando ero bambino volevo fare il cantante. Ma smettila. Sul serio? Canta qualcosa. No. Avanti, non rido. Non ci credo. Vai, per favore. No, purtroppo non vuole farlo. Un momento. Sbaglio o si può andare da quella parte? Arrivo. Presumo che di là si deve salire. Ma quante ne so, ragazzi? Quante ne so? Cosa che io... non mi... mi stupisco anche di me stesso. Buono. Alex. D'accordo. Benissimo, andiamo avanti. Spostati. Wow, quelle sono scimmie. Sì, ecco. Un sacco di scimmie. E che ci fanno qui? Un momento. Ce l'ho al massimo. Perfetto. Vai, indietro. Un altro buco là. Quindi... si può andare? Dovremmo prendere forse le scale. Sembra se non è bloccato, che tutto può essere. Io lo sapevo che era bloccato, però possiamo andare sul tetto. Non posso. No, beh, là c'è chiuso. Ah, ok, perfetto. Venite qua. Cassetti si devono sempre aprire. Ok, kit soccorso potenziato. Buono. Vabbè, non è importante, non è che... Ragazzi, questa parte del pensamento del kit medico la taglio perché non è molto importante. Per chi non è interessato a farsi male. Ah, infatti, ne abbiamo un sacco di questi. Però vorrei smetterla di utilizzare il lanciafiamme e utilizzare questo. Ok. No, ragazzi, vi ricordate tipo... non so qual è stato... Zorro? Praticamente chiamava il cavallo qui e ci saltava da un tetto. Davvero molto bello. Vecchi ricordi, infatti. Stai indietro. Ok. Ora? E qui? Ehi, guarda! Luce! Dove? Un altro là c'è quello. Joel, guarda! Che c'è? Capito? Ah. Vedo. Ah, bene. È il primo segno della luce. Aspetta. Già, proviamo la porta. Porca miseria, si è bloccato. Ah, ok. Ma sì, io volevo andare a vedere là, no? Ma sti cazzo. Eccolo.
Così, capito? Non si sposterà. No. Ok, ci siamo quasi, eh. Generatore. Come faccio ad attivarlo? Ok. C'è un altro generatore. Quello è un filo. Sembra che siano anche connessi. Quindi, fammi capire, bene, Joel. Stai qui e... Tieni d'occhio il cavallo. Perché non controlli il cavallo? Scusa, mi sto agitando. Non dovresti, però. Allora, ragazzi, presumo che dovremmo spostare il generatore verso il filo e connetterli. E far spostare questa cosa per poi passare. Tanto, ragazzi, non ci manca molto. Dobbiamo soltanto arrivare là sopra. Quindi, ci siamo, ci siamo. Fa attenzione. Anche tu. Già. Grazie, Ellie. Vieni qua. Mappa Campus Wack. Molto interessante. Ma Wack non era tipo una scuola. Fatemi sapere sotto nei commenti se sbaglio o dico la verità. Non so. Presumo che sia una scuola, eh. Casomai non uccidetemi nei commenti. Almeno correggetemi. Perché io ne dico di stronzate, eh. Al massimo, porca miseria. Alcol al massimo, come se già non fossimo già alcolizzati. No, dai, scherzo. Ah, diario di uno studente. Qualcuno dovrà andare in città per fare provviste. Probabilmente toccherà a me. Chissà per quanto sono stati nascosti. Perdendo tempo, mi sa. Quindi, ragazzi, sì, questa... Non lo so, raga, questa qua è una scuola. Mi sta dando un'accademia. Non so che cos'altro pensare. Non c'è un cazzo? Che cazzo stai facendo? Ho detto di aprire la porta, non questo. Sempre munizione, al massimo sempre della... Come si chiama quest'arma? Non mi ricordo. Aspetta, spore. Che stai dicendo? Non le vedo. No, ragazzi, cioè, se ci sono infetti, davvero non ce la faccio. Non stavi scherzando, Joel. Ti prego, dimmi che non è vero. O almeno ci sono spore, ma non fai che non ci siano infetti, ti prego. Merda, clicker. Ecco, siamo fregati. Allora, 3, 4, 5. Ma quello... Ti prego! Miseria, non me ne sono proprio accorto. No, vabbè. Mo mi sono reso conto, quello è un bloater. Ti prego, non svegliarsi. Ti prego. Ti scongiuro. Ragazzi, io la farei stealth. So, ragazzi, che è un suicidio farlo in questo modo, ma non c'è altra soluzione. Adesso. Ecco, quindi la situazione è diminuita. Grazie. No, ti prego. Grazie al cielo. Che culo. Mamma mia, che culo. Grandissimo. Mi ha dato pure anche munizioni per lanciafiamme. Wow. Quindi ne vale proprio la pena uccidere Clicker. Raga, io ve lo dico. Non ucciderò mai il Bloater. Mai. Porca puttana. Ma perché? Oh. Ci siamo riusciti finalmente. Lo so perfettamente che mi sono rotto entrambe le frecce, lo so.
porca puttana. Oh. Prego, dammi una freccia. Sì. Dammene quelle altre 4. C'è una cassetta da aprire. Ottimo. Qualcosa che posso fare? Sì, ragazzi, facciamo danza a modalità ascolto finale. Perfetto. Grande, me ne manca una però. Per quella che ho sprecato. Mi spiace, scusate. Mi manca un'ultima parte da vedere. E qui. Ti prego, ti prego. Ti prego. Merda, non fai casino. Guardate. Veloce. Avanti. Non si sta svegliando. Sei serio? Non si è svegliato. Bello. Porca puttana. Invece si è svegliato. Vieni qua. È sparito. Così. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta finalmente. È passato tipo quanto? 3 anni? Una porta aperta. Un cassetto da aprire. Nastri al massimo. Niente. Benissimo. No, 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 no. Non facciamolo proprio per niente. Possibile che non c'è niente? Sotto a malapena c'era tipo, che ne so, frecce. Di qua dove si va? Ah. Altri fetti, sto bene. Apri il cancello. Perfetto, perfetto. Quindi dovremmo spostare il generatore da dove è il filo. Quindi lì. Così lo connettiamo e apriamo il cancello. E anche su questo l'ho capito. Ok, attiviamolo. Se c'è benzina, Ok, fatto. Vediamo il cancello. Ce l'hai fatta! Funziona! Dai, passa! Credi che quei clicker fossero luci? No. No, non credo. Perché tengono gli infetti vicino al laboratorio? Bill li usava come difesa, forse loro fanno lo stesso. Sì, lo vedo. Ragazzi, allora io direi che la parte la termino qui, perché è venuta una parte un po' lunga. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, secondo me iscrivetevi al canale. Forem vi ringrazia e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.